Ciao ragazze, buongiorno. Allora, sono tornata da poco da Milano, come vi avevo anticipato nelle stories di Facebook. Stamattina io e il mio compagno, appunto, siamo andati in via Settembrini, in quanto avevo bisogno di un po' di materiale che appunto mi stava finendo. Allora, beh, poi ci siamo fatti un giro in Buenos Aires e vi ho preso un po' di cose. Allora, principalmente io vado in questi due negozi, venendo dalla centrale, dalla stazione centrale. Il primo negozio che appunto che incontro è Hobby e Perline. E poi, insomma, proseguendo lungo la via di via Settembrini c'è Ayasi. Vabbè, vi faccio vedere appunto i bigliettini, loro rilasciano appunto questi bigliettini dove a mano vi fanno il timbrino ogni 10 euro di spesa e quando si finisce la tesserina, ci sono appunto 10 euro di sconto sulla spesa. Quindi questi qua sono i bigliettini. Allora, quindi prima vi faccio vedere le cose che ho acquistato da Hobby e Perline, che è stato appunto, ripeto, il primo che ho incontrato. Allora, vabbè, innanzitutto mi scuso per le unghie, ho tolto lo smalto ed è imbarazzante fare un video in queste condizioni, però vabbè. Sono andata principalmente perché avevo bisogno della canottiglia. Allora, l'avevo acquistata su AliExpress, però con il capodanno cinese e purtroppo con il coronavirus che c'è in questo periodo, il pacco non partiva. Sentendo il venditore mi ha detto appunto dei disagi che sono in corso giustamente in questo periodo e quindi ho annullato l'ordine o comunque mi ha garantito, cioè non l'ho ancora annullato, mi ha garantito che dovrebbe partire entro marzo, quindi adesso devo capire se annullarlo o comunque aspettare, perché vabbè, c'è comunque la garanzia del pagamento PayPal, bla bla bla. Però, siccome non volevo attendere, avevo bisogno di questa canottiglia per fare le embroidery. Allora, praticamente la canottiglia è questo filo a molla, nel senso a molla che non ritorna nella sua posizione originale, però si può allungare. L'ho preso sia argento che dorato. Il prezzo non è 12 euro, ma solitamente è la metà di quello che c'è scritto come prezzo. E quindi mi serviva principalmente questa per cominciare a lavorare seriamente all'embroidery, perché ho visto che appunto le artiste russe la usano per contornare e rifinire il lavoro. E niente, quindi vabbè, ho preso queste due. Poi, altra cosa che assolutamente mi serviva erano le basi per le spille. Appunto, in questo periodo ne sto facendo davvero tante e siccome, vabbè, sto un po' sperimentando anche le embroidery, mi mancavano le basi per le spille. Le ho prese appunto nelle due misure, quella grande e quella piccolina. Poi, allora, un'altra cosa per cui appunto sono andata da Hobby e Perline è che dall'ultima volta che ero andata mi ricordavo che avevano dei filati molto belli in lurex di tutti i colori che adesso che arriva la primavera, chi mi conosce sa che sfodero l'uncinetto. E quindi mi sarebbe piaciuto prendere alcuni colori di questo filato per fare degli orecchini, fare qualcosa, insomma, no? E allora ho preso questo avorio che non si vede, ma appunto è in lurex dorato. Poi questo color ruggine, coccio, che anche lui ha dei bellissimi riflessi dorati e anche delle striature sull'azzurro. E poi che ho già aperto e testato con l'uncinetto questo color fucsia, color amarena, boh, è proprio un bel fucsia bordeaux, non lo so, vabbè. E comunque ho provato a lavorarlo. Si lavora con l'uncinetto del 1,75. E volevo ovviamente assolutamente provarlo subito ed è bellissimo, spettacolare, quindi ho fatto bene a prenderli. Ho preso solo questi tre colori, poi vabbè, sicuramente ne prenderò degli altri. E allora, praticamente una rocca del genere costa 5 euro, è in offerta, non costa 10, costa 5 euro e ci sono 500 metri di filo.
quindi direi che è un buonissimo prezzo. Mi piace molto com'è la resa. Vabbè, qua sarà solo una prova, però mi piace. E quindi via. Questo è un'altra cosina che appunto ho preso là. Poi, quindi, di conseguenza ai filati ho preso appunto i cuoricini in metallo e questi qua un po' più piccolini quadrati. I cerchi ne ho già tantissimi, sottili così, quindi non li ho presi. Ho voluto provare così, questi qua, quindi quadrati e cuoricini, appunto, di cui uno è questo qua, che finirò. Poi, sempre da lavorare all'uncinetto, vabbè, ho preso questi cerchi in plastica che appunto non mi interessa molto come sono, però appunto hanno il foro, ma non mi importa perché tanto poi li lavorerò all'uncinetto. Mi piaceva lo spessore, la grandezza. Poi, sempre da Hobby Perline, ho preso una bustina di perle da 4 mm, ovviamente in plastica. Però sono belle, le avevo già prese, le uso sia per il soutage che per gli orecchini, quelli tipo questi qua che indosso io in questo momento, questi qui carinissimi. E niente, quindi le stavo finendo, ho preso queste qua, la misura da 4 mm è la misura che si usa poi di più. Poi ho preso, sempre per lavorarli all'embroidery ma anche a soutage, per fare magari dei mignon appunto piccolini ma col cristallino, ho preso appunto questi chaton, sono chaton da 8 mm, sto cercando di girarveli per farvi vedere il colore. Allora, questi qua sono di un bel blu dai riflessi, non so se si vede, con i riflessi sul fucsia violetto. Qua è più opaco, quindi non si nota. Vabbè, questi. Poi ho preso, vabbè, questo colore qua che mi dimentico sempre come si chiama. Poi ho preso, vabbè, l'avorio, giusto per andare sul sicuro, e poi questo fucsia stupendo con i riflessi blu. Quindi questi. Poi cosa ho preso? Ah, ho preso un filo metallico che appunto mi serve per fare questi orecchini qua, il color copper, il filo da 04, anche questo lo stavo finendo e mi serviva. E poi vabbè, ho preso un filo di cipollotti bianchi che non ne avevo più e un filo di perle da 4 mm, anche queste sono di plastica ma sembrano, sono proprio belle. E queste, anche queste qua le uso per le embroidery, ma anche per il soutage, secondo me le userò. Perché per il soutage uso più che altro che i mezzi cristalli, comunque i cipollotti, così. Quindi questo è quello che ho preso da Hobby Perline. Poi, proseguendo, la via c'è Ayasi. Dove però io mi rifornisco lì soprattutto per i mezzi cristalli, perché ne hanno, secondo me, molti di più rispetto a Hobby Perline. E vabbè sì, per altre cose dove magari costano meno, ad esempio ho preso la canottiglia che da Hobby Perline costava 6 euro, poi sono appunto andata da Yasi, la stessa canottiglia lì costava 5 euro, quindi vabbè avrei risparmiato 2 euro, poco importa, la prossima volta so che è così, quindi dipende, no? Per alcune cose uno è più conveniente dell'altro, ma non si può dire per tutto. Quindi vabbè, da Yasi alla fine non ho preso molte cose. Allora, siccome mi sto lanciando con le nappine, adesso con l'arrivo dell'estate, della primavera, dell'estate, insomma, le sto usando particolarmente, quindi ho preso dei colori che mi mancavano, tra cui appunto il fucsia, il rosso e l'azzurro, così da fare magari qualche arricchino soutage sui toni dell'azzurro, del denim, del jeans, no? Quindi ho preso queste. E poi semplicemente, sempre per lavorarle all'embroidery, poi l'ho già aperta perché volevo vederla, la classica catenella, quella a pallini, perché ho visto che anche questa viene molto usata per rifinire il lavoro, per fare proprio il contorno, oppure per fare proprio una volta che si mette la pelle sul retro, proprio per rifinire la bordatura e il contorno, no?
dove si fa poi tutta la cucitura per attaccare il retro. E quindi ho provato a prendere queste qua. Le ho prese sia in argento chiaro che l'argento più scuro. Ecco qua, mettiamo tutti qua i miei acquistini, sono felicissima, soprattutto vabbè, della canottiglia, che appunto è un materiale che volevo prendere da un po' perché è indispensabile secondo me, cioè vedo che è proprio importante per le embroidery e poi perché per questi filati che adesso che arriva la primavera, appunto con l'uncinetto non vedo l'ora di fare un sacco di cose. Quindi questo è quanto, vi faccio rivedere i bigliettini dei due negozi, ma penso che ormai li conosciate tutti. E con questo, come al solito, vi saluto ragazze, un bacio, ciao ciao!